Vedete che come entra nella roccia la scaletta e poi anche le case. Per come vi raccontavo, che si tratta soprattutto di case scavate nella roccia, in questo tufo arenario. Andiamo per ordine. Andiamo per classi. Per classi. Conoscere Agrigento nasce da un'idea semplicissima, perché spesso, e di questo siamo orgogliosi, associamo alla storia di Agrigento, all'identità di Agrigento con la Valle dei Templi, che è qualcosa di splendido, bellissimo, la valle il parco archeologico più grande del mondo, ma credo anche il parco archeologico meglio tenuto nel mondo. Però non basta, è importante conoscere bene quello che è anche la nostra storia, e le nostre radici nella loro interezza. Per fare questo bisogna conoscere bene il centro storico di Agrigento, e proprio per questo motivo abbiamo invitato i ragazzi e li abbiamo stimolati ad approfondire lo studio sul centro storico, ma proprio un vero e proprio studio. Infatti l'organizzazione nella prima fase comprende che un professore, il professore in questo caso è il professore Elio Di Bella, che è una persona appassionata, nonché grandissimo conoscitore della storia del nostro territorio e di Agrigento in particolare, dopo avere fatto una breve informazione proprio nelle classi dei nostri studenti di terza media, di tutti gli studenti di terza media della città, con una lezione interessantissima, collaborata da alcune immagini bellissime, da alcuni video storiche della città. Dopo questa fase di studio e di informazione nascono le passeggiate guidate con delle guide all'interno del centro storico, dove i ragazzi avranno la possibilità di apprezzare i tesori che ci sono all'interno del centro storico: Santa Maria dei Greci, Santa Caterina, Santo Spirito, il gruppo dei Salesiani, il Mudia e di tanti altri tesori che ci sono, ma anche i percorsi con le vie arabe, perché sono state pensate e costruite nei secoli in questo modo. Quindi noi vogliamo che fin dalla fanciullezza i ragazzi parlano, studiano il centro storico, perché parlandone e approfondendo lo studio sicuramente cresceranno con un'idea ben più precisa di quelle che sono la loro storia e le loro radici.